Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi sul Milione di Luzzo. Oggi è una giornata particolare, si tratta del 12 dicembre 2012 ed è per pochi eletti la possibilità di vivere questo anno, perché dal prossimo, che starà poco ad avvenire, non avremo più la possibilità di vedere un giorno, un mese, un anno con la stessa numerazione. Vi voglio portare la notizia per questo bellissimo giorno con il primo Twitter del nostro pontefice, il Papa Benedetto XVI. E siccome ho visto su YouTube una marea di video dedicati al pontefice, tutti in maniera positiva direi, sul pontefice stesso, io voglio spezzare questa lancia, mandare un messaggio negativo. Cioè Papa Benedetto XVI ha veramente fatto uno sbaglio. Cioè mandare il messaggio cristiano, cattolico, o quel che si vuole chiamare, non è l'internet che lo può mandare, anzi è solo un'operazione di marketing della religione, mal fatta, mal pensata, perché una persona che ha più di 80 anni è strutturata mentalmente e anzi attraverso la scuola della teologia, che il luogo di preghiera, il luogo di dove si passa i messaggi religiosi è la chiesa, è la piazza, è il luogo di preghiera, non il computer, che poi la televisione ha fatto pur vedere che c'era un prete più giovane che aiutava Papa Benedetto XVI di cliccare i tasti del suo tablet, perché non aveva nessuna situazione di poter utilizzare la tastiera, perché non è un oggetto a lui, diciamo, come possiamo dire, semplice, cioè non è contemporanea ai suoi tempi. Ha più di 80 anni e quindi ha studiato attraverso i libri la propria vocazione cristiana e religiosa, tutt'altro che il Twitter. Questa è una mossa mediatica per far sì che, per rilanciare questo movimento cristiano che sta perdendo le penne e sta perdendo credibilità da tutti i pori, e allora per cercare di arrampicarsi in tutto ha fatto 18.000 santi disperati in tutto il mondo, ha fatto tante manovre, diciamo, di viaggi di qua e di là per cercare di creare un proselitismo di massa sul cristianesimo, e naturalmente adesso prova questa ultima lancia, lanciandosi su internet, su Twitter, che è un canale rispetto a Facebook un po' più elevato, parlando in 7 lingue addirittura, e tutto naturalmente strumentalizzato da quei 7 o 4 parroci che stanno lì a creare l'ufficio stampa del nostro Papa Ratzinger, e logicamente gli altri dicono: ah, quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Ma ragazzi, che è bello! Cioè, se uno vuole seguire la religione cristiana perché una propria indole interiore gli porta a credere a Gesù Cristo e alla possibilità che esista Dio, facciamolo credere. Ma non è che attraverso Twitter si creeranno altri milioni di cristiani perché il pontefice è su Twitter. Ho capito, cioè in pochi giorni ha raggiunto 1200 persone su Twitter che si sono agganciate a lui. Ma questo non vuol dire niente, è una goccia. Il popolo del mondo raggiunge più di 6-7 miliardi di persone. Cos'è un milione di Twitter? Non è niente, voglio dire. Ha capito? Allora basta questa ipocrisia, ragazzi. Veramente, cadiamo veramente nel voto più assurdo della demenza con questa cosa. Abbiamo raggiunto proprio la demenza anche del movimento cristiano, voglio dire. Abbiamo raggiunto... Le altre religioni non hanno lanciato il loro Buddha, il loro Dalai Lama in quel che è, voglio dire, non abbiamo fatto tutta questa manovra mediatica che è stata fatta sul Papa, voglio dire, e c'è veramente da mettersi le mani nella coscienza per far sì che questo Papa deve essere raggiungibile anche su internet, perché non sa dove accalappiare nuovi adepti, ok? Questo è veramente, comincia il cristianesimo veramente a starmi un po' su quello che vi sto indicando con le mani, cioè veramente ragazzi, o qui mettetelo, veramente ragazzi, non voglio essere cattivo, nemmeno voglio essere un po' becero, cioè, però dico, questo è il canale del Papa o questo, scegliete voi dove cliccare. Ragazzi, arrivederci, siamo a Montignano.